Ci dispiace che Presidente Nanni non sia qua con noi, Stefano. Questo è l'imprevisto. Madre Elisabetta c'era abituata e anche noi dobbiamo viverlo quando viene. Quindi sicuramente siamo con lui, siamo vicini con la preghiera a tutti quelli che soffrono. Infatti oggi, festa di Maria Addolorata, quindi lei che ci esemplifica come si soffre, come si vive nella sofferenza, come non si crolla nella sofferenza e come si ritrova la gioia di andare avanti. Nel libretto che nella mia riflessione ho scelto delle pietà contemporanee. Ci sono tante persone, no, nel mondo che sicuramente vivono la stessa croce, lo stesso calvario che Maria ha vissuto. E quindi noi siamo in sintonia con loro, siamo lì, pensiamo a loro, preghiamo per loro, lo viviamo insieme questo momento, questi momenti di sofferenza, a volte anche prolungati. Sofferenza che viene dalle mani degli uomini, cioè dalle mani delle persone. Noi sappiamo che il Signore c'è nella nostra sofferenza, ma Lui non causa la nostra sofferenza. Quindi tante volte noi sentiamo le persone che danno la colpa a Dio per ciò che avviene nella loro vita. E in realtà non è Dio che ci crea la sofferenza. Dio è presente, Dio è con noi quando la viviamo, ma la sofferenza fa parte della nostra vita. E quindi guardando queste due figure di Madonna Maria Addolorata e di Maria che sta sotto la croce, Maria che riceve il corpo di suo figlio nelle sue braccia, Maria che porta Gesù nel sepolcro, lo accompagna in questo ultimo saluto, non sapendo che ci sarebbe stata la risurrezione. Quindi bisogna che anche noi, quando pensiamo a Maria in quella situazione, pensiamo a Maria come tutte noi, non sappiamo qual è il momento successivo, come si risolverà la situazione. È facile andare in retrospetto, no? Adesso sappiamo già la storia, quindi possiamo finirla. E Maria no, Maria l'ha vissuta, come del resto a noi, no? Chi di noi sa quando sarà il momento della nostra morte? Non lo sappiamo. Non sappiamo cosa ci porterà domani o anche tra un'ora, come ci sentiremo. Quindi guardando, ho scelto di guardare a Maria Addolorata e a Elisabetta, donne dei nostri giorni, perché la loro vita, pur essendo vissuta 2000 anni fa o 175 anni fa o 200 anni fa, ecco, è la vita di oggi. Quello che loro hanno vissuto noi viviamo oggi. Allora è sicuramente una gioia vedervi qui questa terza domenica di settembre, di solito è il nostro incontro, no? E questa volta capita che è la festa della Addolorata, quindi forse ha creato anche un po' di disagio per alcune comunità o alcuni gruppi, perché magari non si riesce ad essere presenti o ci sono feste nei paesi dove noi siamo. Però ci siamo tutti, in spirito ci siamo tutti. Questo è il vostro incontro di formazione, un incontro annuale, e di preparazione e presentazione del programma formativo, che poi seguirete durante l'anno nei vostri gruppi. Ecco, non basta essere membri del movimento, per noi suore non basta essere membri di una famiglia religiosa, non basta anche neanche aver fatto le promesse, è necessario continuare nella propria fede e nell'impegno della vita cristiana che va vissuta nel quotidiano. Infatti per un cristiano il battesimo, che è la nostra nascita alla fede, non è un punto di arrivo, ma è l'inizio di un'avventura che si gioca tutti i giorni, un'avventura che cresce e che si comprende sempre più col passare degli anni e che ha anche bisogno di modelli e di compagni di cammino per mantenersi salda.
voi siete compagni di cammino. Quindi l'esperienza di uno arricchisce l'esperienza degli altri. Il Papa Francesco, se vi ricordate mercoledì scorso, per chi ha visto l'udienza, ha dato un compito a casa. Andate a vedere quando è la vostra data di battesimo, perché in quel giorno siete nati alla fede. Onestamente io ci devo ancora guardare, non mi ricordo. E la mia mamma e mio babbo non ci sono per dirmi quando mi hanno battezzato. Quindi, ma andrò a vedere, ecco, questo è un compito a casa che lui ci aveva dato. Perché? Perché all'inizio quello è il giorno in cui noi rinasciamo di nuovo, nasciamo alla vita del Vangelo. Allora, con le sue catechesi, il Papa ci dimostra che non basta proclamarsi cristiani veramente per esserlo. Le parole non bastano, perché la fede per essere vera va vissuta nel quotidiano, non solo, ma in mezzo ai popoli. C'è una sensibilità maggiore, se vogliamo, verso i poveri. Mi sembra anche che la televisione parli molto più degli sbarchi degli immigrati giù in Sicilia, a Lampedusa, in Calabria. Sicuramente la visita del Papa ha portato questo fenomeno, che è da un pezzo che esiste, ma ce l'ha rimesso di fronte di nuovo, di dire: ma queste persone, voi come li aiutate? Il Papa, quando è andato dai gesuiti, in una casa di accoglienza per rifugiati, cosa ha detto? I conventi chiusi non vengono trasformati in alberghi per far soldi, ma vengono messi in esposizione. Quindi vedete, colpisce noi, colpisce tutti, nel senso buono. Ci ricorda quello che è importante. I poveri sono tra di noi. Gesù ha detto: i poveri li avete sempre con voi. Sta a noi aprire gli occhi, togliere i nostri razzismi, perché ricordatevi che li abbiamo. Il diverso ci fa paura, il diverso ci mette a disagio. L'omino che ci pulisce i vetri alla mattina quando siamo fermi al semaforo, istintivamente ci fa bloccare le nostre finestre, sì o no? E quando il Papa dice: se fate le elemosine al povero, guardatelo negli occhi, toccatelo, dategli la mano, ecco, questa presenza a chi è povero. Dopo ognuno di noi nella nostra vita fa le nostre scelte, però il Papa ci ricorda questo. Quindi le parole non bastano per essere cristiani. Ecco, con le parole e con il suo esempio ci sta portando a sviluppare una visione di Chiesa che non è solo gerarchica o intellettuale, non è solo teologia, ma anche vita pratica. Ma è vita vissuta, è carità visibile, è incontro di Gesù nell'altro, soprattutto nel diverso. Infatti, diceva mercoledì, la Chiesa siamo tutti noi, non sono solo i preti. E questo devo dire che a chi era presente in Piazza San Pietro li ha veramente toccati. Uno ha detto: torno a casa e dico alle catechiste, che lo faccio sentire, che siamo tutti noi la Chiesa. Ecco, risvegliare questo senso di partecipazione. Questo comporta che tutti ci rimbocchiamo le maniche e che facciamo la nostra parte in questa nostra Chiesa. Diceva Giacomo nella sua lettera: se non ami il fratello che vedi, come puoi dire di amare Dio che non vedi? Questo riconferma la verità che Dio si manifesta a noi proprio attraverso quei fratelli con i quali entriamo in contatto tutti i giorni. Diceva Stefano nel suo messaggio, no? Che anche noi viene chiesto di amare i nostri fratelli. Ma questi fratelli, non quelli che scegliamo noi, ma quelli che il Signore, la provvidenza, mette sul nostro cammino, quelli sono i messaggeri per noi. Allora, quanti di noi hanno visto l'immagine di Gesù nel proprio coniuge, nei propri figli, suocera, suocero, consorelle, questa mattina quando ci siamo svegliati?
di noi si fanno, si pongono anche la domanda. È facile vivere con tutti gli scarpi, perché siamo presi da tante cose, ma una cosa, una sola è necessaria. Allora, proprio perché parte di un movimento, proprio perché avete già fatto la scelta di seguire Gesù, non solo a motivo del vostro battesimo, ma anche perché vi siete messi alla scuola di Elisabetta, l'avete scelto. Vi siete e dovete essere cellule vive nella vostra parrocchia, nella vostra famiglia, sul posto di lavoro, lì dove il Signore vi chiama, nel dolore e nella gioia, ovvero in tutte le circostanze della vita. Se la vostra evangelizzazione passa prima di tutto attraverso il vostro esempio, la vostra testimonianza, allora bisogna che ravvegliate in voi il rapporto con quel Gesù che è il vostro tutto. Diceva infatti il Mahatma Gandhi: io amo e stimo Gesù, ma non sono cristiano. Lo diventerei se solo vedessi un cristiano comportarsi come lui. Quindi vedete, noi siamo il Gesù visibile, per chi crede e per chi non crede. Andiamo incontro a chi non crede. E ancora, se l'uomo mettesse in pratica quello che è scritto nel Sermone della Montagna, no? Matteo 5, capitoli 5 e 7, nel mondo non ci sarebbero più guerra, violenza e odio. Bastano pochi. Abbiamo fatto la preghiera per la pace e ho avuto la gioia di essere a Roma, quindi di andare in piazza San Pietro. Quindi pregare insieme al Papa e con migliaia di persone, la piazza Gremita, dalle 7 alle 11:30. Una lunga preghiera, l'adorazione. Mi ha fatto bene vedere che il Papa dice sempre: no, io sono il vescovo della diocesi di Roma. E c'erano tanti romani, tante parrocchie, tanti giovani, non erano turisti, ce ne sarà stata anche qualcuno. Gente che è venuta in treno solo per quella notte ed è ripartita. Ecco, gente che si è impegnata in prima persona a pregare per la pace. C'era un silenzio enorme, ci ha fatto impressione, in quella piazza. Non era la solita piazza del mercoledì, di quando ci sono le udienze, era una piazza in preghiera. Allora, la pace, quella pace che può solo cominciare da qui, da noi, dal nostro cuore, e che poi a cerchi concentrici si spande, no? Nei cerchi più vicini a noi e poi a tutti quelli che possiamo raggiungere. Ed è quello il bene, l'ossigeno e la linfa che noi mettiamo nella chiesa, che noi mettiamo nella parrocchia, che noi mettiamo nel posto di lavoro. Se noi viviamo la pace, la possiamo dimostrare, la possiamo contagiare. Ma venga questo contagio, altro che le armi chimiche, eh? Questo contagio della pace che noi possiamo fare, l'universo è altro. Allora, dovete essere queste cellule vive. Abbiamo bisogno di vedere, l'uomo ha bisogno di vedere, che quel Gesù in cui crediamo ha veramente cambiato la nostra vita, che gli dà motivazione a tutte le nostre azioni. La fondatrice, come ci ricordava Stefano, dice convertirsi è cambiare amore, cambiare direzione, amare lui invece di amare gli idoli, invece di amare noi stessi. Quando crediamo veramente in qualche cosa, ci battiamo perché avvenga, perché la si realizzi, superiamo gli ostacoli, cerchiamo consiglio. Quando crediamo in una persona e abbiamo fiducia in lei, il parere diverso che gli altri possono avere su quella persona non ci scoraggia,
non ci fa togliere il rispetto verso di lei, non intacca la nostra stima, non ci porta a parlare male di lei. Questo parlare male, queste chiacchiere che tolgono la linfa vitale, che minacciano la vita dal di dentro. Diceva Papa Benedetto che i veri nemici della Chiesa non sono al di fuori di essa, ma sono all'interno, al suo interno. Ciò che è vero per la Chiesa è vero anche per le nostre famiglie, è vero per Rimini, Bologna, Castelferretti, Riccione, per ogni società, per ogni gruppo. È vero per le nostre comunità religiose, dove c'è divisione, dove c'è risentimento, dove c'è l'insofferenza che si annida nell'animo e si esprime con mezze frasi, con sarcasmo e critica, con sorrisini o mezzi sorrisi che già fanno capire l'animo nostro verso l'altra persona, non c'è Gesù. Allora, attenti ai nostri comportamenti, attenti a cogliere quelle piccole negatività che spesso assecondiamo, perché un po' alla volta ci avvelenano il cuore e fanno di noi persone senza speranza. Invece, se stiamo attenti, possiamo cambiare e possiamo divenire persone che si soffermano su pensieri positivi, pensieri che poi generano parole e azioni di fiducia e di amore. Ecco quindi questa attenzione a noi stessi, a come ci comportiamo. Questo è il cristianesimo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. L'unico compito che Gesù ci ha dato è questo, dell'amore e dell'amore e dell'amore. Questo significa seguire Gesù. Oggi è la festa di Maria Addolorata, patrona del nostro istituto, colei alla quale la nostra fondatrice ha voluto consegnare la nascente famiglia religiosa perché la proteggesse e la guidasse nel suo amore di madre, perché le indicasse la via che porta Gesù. Maria, colei che con coraggio e fede rimase sotto la croce di Gesù nel momento meno glorioso della vita terrena di suo figlio. Chissà quante ne ha sentite dai coetanei. Lui che si credeva di essere, ma tu, ma perché non l'hai fermato in tempo? Tutte le cose che la buona gente, per così dire, dice a noi. Quindi, lei vicina sotto la croce in questo momento meno glorioso. Ci viene proposta come modello del nostro stare con Gesù in tutti i momenti della nostra vita, ma soprattutto in quei momenti in cui non capiamo, quei momenti in cui ci sentiamo soli, in cui ci sentiamo soccombere. Giorni fa, durante un lungo viaggio, la sorella che viaggiava con me ricordava la sua fanciullezza e mi disse: ricordo che eravamo tanti in famiglia, che non avevamo abbastanza da mangiare, che mentre mio padre era ammalato, il suo socio lo aveva derubato e perdendo tutto ci hanno cacciato di casa. Ma il ricordo più vivo è quello di mia madre, una donna che pregava tanto, piangeva e pregava e senza dir male di chi ci stava facendo del male, invitava anche noi a pregare. Era questa donna una evangelizzatrice o no? Potente, potente. Che fede, proprio come Maria sotto la croce, la quale quando sembrava che la speranza fosse stata distrutta, per sempre stava. E noi possiamo dire che anche Madre Elisabetta stava. Leggendo la sua biografia, vediamo che la sua gioia non era dovuta al fatto che la sua fosse una vita facile, tutt'altro. La sua gioia era il frutto della sua consegna al Signore, della sua unione a Lui.